Allora, rieccoci qua. Filippa, adesso parliamo di cinema. Sì, assolutamente. Quando si parla di cinema, quando si parla di arte, quando si parla appunto di ciò che rende bella la vita, è comunque un passo sempre verso la pace. Quindi facciamolo insieme ai nostri ospiti. Sì, sarà nei cinema da giovedì 17 marzo, la nuova commedia sentimentale Corro da te, per la regia di Riccardo Milani, e sono con noi i due protagonisti del film, Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Buonasera, buonasera Miriam, buonasera Pierfrancesco. Buonasera. Allora, dal 17 marzo nelle sale, Corro da te, appunto una commedia di Riccardo Milani, che poi è il remake di un film francese, no? Sì. Questo, che si chiamava Tutti in piedi. Le Monde Debout, Tutti in piedi. Ormai lui parla... Scusa, ma mi sono permesso un attimo di fare questo passaggio. Sì, perché lui parla tutte le lingue, come... No, lui è un fenomeno, vero. Che tu fenomeno, provi. Vero. Sì, però insomma, diciamo... No, però cioè, è una commedia francese, quindi... Una commedia francese, quindi... Tutti in piedi, sì. Il tema del film è un argomento, diciamo... È l'amore in fondo, sì, no? È una commedia. In fondo in che senso? No, nel senso che la storia appena raccontiamo, ma insomma diciamo che è l'amore come rimedio all'egoismo. Sì, allora, posso? Vado? Devi. No, nel senso che in un momento in cui è abbastanza complicato parlarne, però una cosa molto molto bella del film è che in realtà è un film sulla tolleranza, cioè su ciò che tu... riesci a vedere nel momento in cui riesci ad abbandonare il tuo punto di vista, nel momento in cui tu riesci a incontrare le persone indipendentemente da quello che pensi che le caratterizzino. E visto che il cinema tra le sue possibilità ha anche questa, cioè quella di raccontare storie che in fondo ci fanno pensare a tutto questo, credo che tutto sommato sia un film molto attuale. Assolutamente, assolutamente. Ma sì, poi è sempre quello, il problema è sempre l'empatia, è sempre riuscire a sentire l'umore, le speranze, il dolore degli altri. Guarda, io posso dire adesso, siamo qui a parlare di una cosa che noi consideriamo bella e vitale per noi. Certo. Però tu sai, abbiamo parlato, insomma, io mi sono domandato molto come faccio a arrivare qui a parlare di un film in questo momento. E poi mi sono risposto in un modo, scusa Miriam se prendo questo spazio. Ci mancherebbe. Che noi facciamo una cosa molto importante, che è mantenere vivo il dubbio. Mantenere vivo il dubbio significa raccontare storie nelle quali tu puoi andare, andando al cinema, a domandarti, ma il mio punto di vista, siamo sicuri che sia l'unico? Ecco, io penso che l'isolamento del proprio punto di vista sia ciò che porta a tutti i tipi di violenza. È pericolosissimo. Ah, in questo caso, tra l'altro, la storia, come dicevo, è proprio questa, racconta appunto un avvicinamento di due mondi che non si sarebbero mai incontrati. Però per quello è importante andare al cinema, è importante uscire da ciò che possediamo per essere posseduti da qualcosa che non conosciamo e per essere messi in dubbio rispetto alle nostre piccole certezze. Miriam, ci racconti la trama. No, però stavo pensando, abbiamo ascoltato prima, scusa se non si torna indietro in televisione, prego. Ma abbiamo ascoltato Luciana Littizzetto che ha letto una lettera meravigliosa, ha detto dove c'è risata non ci può essere guerra, sì, dove vero, si ride. Certo. E in questo film si ride. Certo. In questo film si ride. È molto divertente, siete bravissimi. Miriam interpreta una cosa difficilissima perché reciti in carrozzina tutto il film, quindi sono sì. Insomma, sì. anche e si ride è questo, cioè noi siamo fortunati, siamo liberi, abbiamo la cultura, siamo... Per me oggi non è scontato neanche essere qui a parlare. Ah sì, no, di fronte alle tragedie ci accorgiamo di quanto tutto, come sempre, già lo dicemmo col Covid, ma insomma, quando accade l'imprevisto, con la violenza che ti investe, ti rendi conto che tutto quello che dai per scontato invece è prezioso, è grande. Grande, e noi vogliamo rispondere a questa violenza che c'è, condannando veramente tutte le guerre, con la cultura, con il cinema, con l'arte, con la musica. E con tutto quello che è vita, sì, per l'appunto. È questa vita che raccontiamo, questa storia d'amore tra... Vabbè, vediamo se riusciamo a raccontare la trama insieme, ce la fate, dai. Proviamo. Sì, proviamo. Posso farti una domanda? Sì, se la so. Ma tu per rimorchiare hai mai mentito? Tu? Per rimorchiare... No, ma il problema non è se ho mentito o non mentito. Quelli che stanno ridendo, ma il problema quelli che stanno ridendo hanno mentito. No, ma non è se ho mentito o no, è se ha funzionato. Quello vabbè, però è stato credibile. Esatto. No, stato... dico, evidentemente non ha voglio funzionato. Voglio sapere la balla più grande che hai detto per rimorchiare. No, sai che... Cioè, io... Cioè, tipo, sono figo, credo, di aver detto una cosa del genere. Vabbè, no, no, dicevo una cosa credibile. No, 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 no. Io ho sempre adorato la fantascienza.
sempre adorato la fantascienza. Non mai... No, secondo me Giacomo è lì esagera. Non hai mai fatto finta di essere una cosa che non eri? Non ti sei mai giocato il fatto, per esempio, che eri finta più di non essere timido, ho fatto delle fatiche bestiali, però non mi sono mai vestito da supereroe, ecco, per intenderci. Ecco. No. Invece questo personaggio, Gianni... Tu sei un mostro. Terribile. Un mostro, sei nel film un mostro. Non esageriamo, cioè non vedo perché tu debba dipingere. È perché ho visto il film, sei un mostro. Cioè. Vabbè, insomma, sono uno che colleziona donne, fa le scommesse sulle conquiste, addirittura scommetti... che avresti conquistato. Stavi per dire un'altra cosa. Per dire una cosa brutta. Sedotto. L'ho portato subito a un livello da bar. Ti ringrazio, ma lui mi ha portato a un livello da bar. Che avresti sedotto una ragazza disabile, ti sei finto disabile per sedurla. Ho raccontato la trama? In qualche modo sì. Ecco, no, però per esatto. dirti. Io sono pazzo del signore che ride così. Sì. Invece lui è pazzo di suo, invece. Sì. Cioè, pazzo di lui è pazzo di suo. Però ho la sensazione sì. Ci vuole dire lei che cioè, lei perché che no cosa lascia stare no. No, non imbarchiamoci in situazione. No, perché guarda che è una cosa molto diffusa questa. Sì, sì. La posso bugia? Cioè tu hai detto bugie per conquistare. Dici la tua. Una. Allora ero un giovane ragazzo, ma ho finto di essere americano perché c'era un'americana che mi piaceva e visto che mi aveva detto ma che bell'accento che c'hai, io ho fatto finta di essere della sua cittadina e che non ci eravamo quasi mai incontrati. Scusa, però questo è un talento pazzesco, cioè lei non ti ha sgamato? No, ma lui... Allora, però cosa che fai vedere l'americano? She was from Fresno, California. Tu mi guardi e io te mangio. Com'è? Praticamente. So I pretended to be from Fresno as well. I said, what? I mean, it's impossible. What allora, is it? Voi vi immaginate senza stare sul set con Pierfrancesco Favino che fa tutti gli accenti. Tutti i cani. I cani. Fa i cani. Lui fa i cani. Media taglia, piccola, grossa, tutto. Se volete. Sì, beh, certo. Vai. Vuoi media una taglia. Vai. Razza. Che vuoi fare? Anche la razza? No, dimmi. Beh, sì, ci siamo. Schnauzer medio. va bene. Bobtail. Il bottello è complicato. È complicato. Dine uno tu. Chihuahua. Chihuahua. Ah, vi avverto, Chihuahua ci vuole la faccia. Il Chihuahua è il cane da borsa. Da borsetta. Sì, quel... appena ti avvicini. Vabbè, vi siete divertiti, eh? Tanto. Grande Pierfrancesco, bravissimo. La Treccani del cinema, bravo. Posso fare anche cavalli, Maville? No, vabbè, anche cavalli? Sì. Vuoi un cavallo? Pony o no. Cavallo? Cavallo. Straordinario. Sul set tutto il giorno così, una decina di ore. Per concentrarsi è utile. Utilissimo, soprattutto al momento prima del Chuck. Dove faccio il neonato. Dove lui fa o il neonato, potrebbe fare tipo... oppure il cane, che comunque pur sapendo di questa sua abilità, io comunque sul set mi giravo a cercare un cane, conoscendo la sua abilità. Sono quelle piccole cose di seduzione che io uso sul set per dal ottenere... Vabbè, a 50 anni ormai, eh? 52. No, tu devi dire 49. No. Perché nel film c'è nel tutta... film c'è tutta... Ma io, contrariamente al personaggio, non ho problemi. Perché non è autobiografico. Ad invecchiare... No, dico, non è autobiografico. In parte. Perché un po' comunque con Riccardo Milani, che è regista, avete lavorato la sceneggiatura sul tuo personaggio. Beh, sì, l'abbiamo reso più infame che non nell'originale. No, veramente un infame. Allora, vi faccio vedere questo momento del film, Corro da te, in cui Gianni è andato a vedere una partita di tennis di Chiara, interpretata da Miriam Leone. Siccome però non è ancora capace a montare la sedia a rotella, perché lui per... conquistarla si finge disabile come lei, una scena veramente pietosa. Non mi devi giudicare però. Eh? No, io sto giudicando il personaggio, figurati. Ah. No, ci manca, non mi, allora mi permetterei pure. Mai. Allora fai pure. Grazie. Prego. Guardiamo la scena. Tutta rotta, maledetta Lucy, con tutti i soldi che gli ho dato, nuova, me la poteva comprare. Ah,
hai giocato benissimo, Chiara. Non lo so, potevo spingere di più il mio servizio. Sei stata bravissima. Gianni. Gianni. Ciao. Ciao. Carino. Sei stata pazzesca. Ma sembrava una partita vera. Bravissima. Grazie. Sei seduto sulla mia sedia. Ah, scusa, oddio, scusa. Cioè, il grado di inciviltà che c'è veramente in questa città. Cioè, io ho messo la ruota... Sulla cacca? Grande classico, ma la cacca. Dire, allora mi ha dato a lavare, nel frattempo sono venuto... Non ti preoccupare, tienila. Non sapevo che fosse... Domani passo a prenderla da te in ufficio. No, no, in ufficio no. Te la faccio portare io da Luciano, così si impara. Senti, ma... ce la beviamo una cosa io e te? Volentieri. Sono con dei miei amici. Ce la beviamo una cosa io e te? L'ha detto come uno che si è esercitato tanto a dirla. Sì, tipo, sembra un po' anche Rimini Riccione, 89, sì. 90, un po'. Stai giudicando me il personaggio. No, te, no, te, dico, te. Sta no, giudicando te, sta giudicando no, te. No, dico, dal, capito? Cioè, sembra un po', sai quando uno ci prova un po' anni 80? Un po' anni 80. Ma io, così, ma il personaggio d'altronde ha 49 anni. È giusto, dire, è in parte. È in parte. Anche, voglio dire, si è esercitato in quell'epoca. Però sì, è un, voglio dire, è un infido. È un infido. È un infido. Ma, ma il Rottweiler come fa? È vero, è vero. Ma scusa. Lo fa davvero, tutto il giorno. No, mettivi la zampa, la mano, mettivi la zampa. Lo fa continuamente. Guarda. È un cucciolone. Tutto questo Paolino per farsi un cucciolone. Oh, vabbè. Comunque, volevo un attimo tranquillizzare il pubblico. Nel film non faccio il cane. No, purtroppo no. No, infatti... Però la prossima volta dovrai farlo, secondo me. Ti ringrazio. Sì, ringrazio. Dunque, dice Pierfrancesco che il film, che è peraltro uscito dopo una lunga attesa dovuta alla pandemia, uscirà, vabbè, insomma, il 17 uscirà, ma vabbè, finalmente esce. Non sia mai qualcuno va e dice, ma non c'è. No, diciamo, 17 marzo. Esce finalmente al cinema, dove tu dici è un vantaggio andare al cinema per via della posizione del naso. Sì. Ecco, non so se conosci questa teoria. Io mi è... no. Ti astieni? Nuova. Sì, la... No, io sono curiosa perché non me la... Sì, io ho questa mia teoria che ha a che fare con la, proprio con le indicazioni. Se tu guardi una cosa col naso in su, sì, tu sei disposto a fare in modo che quel mondo lì ti pervada. Sei più... come dire... ha reso, vuoi che quella realtà lì cambi la tua. Se tu invece guardi il tuo elettrodomestico a cui vuoi comandare di rimandarti chi cioè, sei la televisione tu, nella quale sì, ora sei. Sì, certo. Sì. Voi che mi guardate attenzione, in questo momento potreste tranquillamente in questo marmi perché siete padroni di me in questo momento. Ecco, invece lì io non sono padrone vostro, voi non siete miei padroni e siamo tutti in balia delle storie che raccontiamo. A meno che lo schermo non sia appeso in alto sul muro. No, guarda, anche in quel caso, perché comunque il muro è tuo. E se tu sei circondato dalle cose che tu possiedi o pensi di possedere, ragione, sì, non concederai mai alle cose che ti avvengono di cambiare il tuo punto di vista. Sì. E quindi questa posizione del naso, ci sto scrivendo un libro. Ma sai che è molto bella questa cosa? Vero, sì. Sì. Ma è proprio, si chiama... È tua? Sì. È un saggio. È un saggio. Un saggio. Però, per esempio, ecco, se... se alcune persone abbandonassero, no, la loro visione rispetto alla loro proprietà e si mettessero nella condizione di pensare a quali sono i modi di vedere degli altri, vivremmo sicuramente in un mondo diverso. Non c'è dubbio. Ce la facciamo a vedere ancora una scena del film? Ma vorrei vedere. Siamo arrivati fin qui. Allora, perché lui nel film, tra l'altro, è un ricchissimo manager. Sì. Posizionato bene, insomma, è di grande successo. E quindi una sera fa lo splendido e ti viene a vedere perché tu sei una bravissima violinista. Tra l'altro suoni benissimo. Vabbè, allora io ho imparato
la diteggiatura con mesi di, insomma, certo, dell'inizio, certo. Poi non suono sempre io, ma la mano, no, sì, la diteggiatura è la mia. Però la mano è sua, certo. Io di questo volevo... cioè la mano è mia, non certo, è in prestito. No, ecco, certo, la mano è sua. Bravissima, no, anche volevo dirlo. Ma anche il tennis è stato... Il tennis è suo? No, il tennis è mio, ma è stato difficilissimo. Io vorrei ringraziare Giulia Capocci che mi ha insegnato a giocare a tennis sulla carrozzina. Ma d'altronde se uno studia, lavora, anziché fare i cani, impara delle cose, cioè è chiaro che, certo, il violino, il tennis, no, senza... Vabbè, e allora lui fa lo splendido e ti viene a vedere ad un concerto, sì, viene a Torino, sì, sempre con l'inganno, cioè parcheggia la macchina lontano, poi prende la carrozzina, fa finta di essere disabile e ti porta a cena fuori, però facendosi prestare una carrozzina da un... No, rubandola fondamentalmente. Rubandola a un anziano, a un anziano, insomma, che... Perché lo dici? Se... No, perché è una cosa brutta quella. Dire anziano? No, dire quello che ti fai, senti quello coinvolto. Che fare quello che hai però fatto nel quel... film, sì, quello che hai fatto nel film. Ma io non sono lui. Io capisco che cioè, giuro però che... Però sai che sei uguale al film. E quindi ruba questa carrozzina elettrica e viene da te e vi invita a... Ti invita a cena, ma si capisce che peraltro la paga 300 euro questa, facendo anche una trattativa, lui che è ricchissimo. Sì, questa già trattativa per dice il... molto del personaggio. Una brutta persona. Vabbè, ma nonostante guardiamo... questo, no, però parlo Chiara... del personaggio. Parlo del personaggio, eh. Parlo del personaggio. Fa piacere che mi vogliate bene. Ecco, guardiamo, tanto, guardiamo questa scena. Tanto bene, ti vogliamo. Tanto bene. Chiara, io ti devo dire una cosa. Io sono un bugiardo. Io non sono venuto qua per caso. Io sono venuto per vedere te. Non si dicono le bugie. Signori, mi permetto. Sì. A voi, buon appetito. Grazie. Grazie. Allora brindiamo? Ce l'ho. Alle bugie. Scusa signora, chiedo scusa, non la diresti, ma come la tocchi questa sgasa? È proprio... Scusi, un attimo. Aspetta, eh. Ehi, guarda la vetrina! Poi, a favo. Sono desolato. Così sto... Una cosa di te l'ho capita. Sei instabile. Cambi sedia ogni 3 giorni. E tu sei bellissima. Grazie. Con queste spalle scoperte. Ho anche un culo niente male. Solo che non lo vede mai nessuno. Quando parti tu? Domani. Che volo? No, sono qui in pullman. E quanto ci avete messo? 7 ore. 7 ore seduto, non potrei mai, mamma mia. Bravi! 17 marzo nelle sale. Corro da te. Posso ricordare solo una cosa? Certo. Questo film è stato fatto insieme grazie alle associazioni dei disabili che ci hanno aiutato a farlo. Sì, io ringrazio la PEBA Onlus, assolutamente, tutti coloro che ogni giorno si battono anche per un parcheggio, per una scala, per abbattere una barriera architettonica, perché quello è tanto importante, tanto, non lo sottovalutiamo. Poi Miriam, io vorrei ricordare anche... se siete d'accordo, Piera. A Piera degli Esposti, sì, perché è stata l'ultima apparizione di Piera degli Esposti, interpreta tua nonna, sì, bravura assoluta in questo ruolo. E anche se mi permetti, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, certo, Pilar Fogliati, c'è un cast di primi attori. Che ognuno come e allora, senso, tutti col naso all'insù. Fammi finire una cosa. Parlare di questo argomento molto spesso ci porta a essere pietistici. Il fatto che noi siamo riusciti ad essere guidati dalle associazioni, secondo me, ha consentito a noi e soprattutto a Riccardo Milani di parlare di questo argomento in una maniera estremamente onesta, naturale senza forzatura, e senza voler per forza proiettare il nostro senso di colpa su questa cosa qui. Ci sono queste persone con cui noi abbiamo voluto... è potuto raccontare questa storia e sono molto orgoglioso e spero che lo siano tutti i disabili che vedranno questo film. E le ringraziamo. Ne sono sicuro dal 17 marzo col naso all'insù per vedere Corro da te. Io avrei un'ultimissima curiosità, ma non vorrei esagerare.
Ma scusa, perché il pony nitrisce in modo diverso dal cavallo adulto? Sì, ma ne parliamo in un'altra occasione. Quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Pier Francesco Favino, Miriam Leone. Grazie. Grazie molte.